Eccoci finalmente a parlare di fisica atomica e nucleare. Mei, faremo una scorpacciata di paradossi. Come vi ho detto nelle prime lezioni di fisica, l'introduzione della fisica, che una delle cose che sono intriganti di questa disciplina è scoprire che nel mondo ci sono il 90% delle cose che funzionano in maniera logica come ce l'aspettiamo, no? E poi c'è un 10% di paradossi, tipo il primo introdotto appunto in quelle video lezioni era quello della caduta dei gravi, che cascano tutte con la stessa velocità e la stessa accelerazione, che non è intuitivo, diciamo che è logico pensare il contrario, che le cose più pesanti cadono in fretta. E dopo di quello, qua e là, ogni tanto ci sono, abbiamo avuto occasione di trovare dei paradossi. La fisica atomica e nucleare è piena di paradossi, è tutto un paradosso ed è proprio molto interessante per quello. È roba di un secolo fa, eh? È roba di un secolo fa, perché il tutto comincia verso fine 800 con lo studio dell'atomo, che fino allora non era neanche così chiaro, così sicuro. L'atomo è un'ipotesi di Democrito del 400 avanti Cristo, ma era un'ipotesi, un'idea, diciamo il sogno che il mondo fosse semplicissimo, che fosse fatto di piccole particelle indivisibili. Atomos, A è l'alfa privativo del greco, tom è tagliare, quindi qualcosa che non si può più dividere, più tagliare. Era un'ipotesi, però ad arrivare ad una certa, certo grado di certezza, di sicurezza che la materia fosse fatta di piccole particelle indivisibili, ci si è messo molti secoli, anche da dopo Galileo, perché paradossalmente siamo in una situazione in cui noi non riusciamo a vedere le cose. E mi ricordo quasi una quindicina di anni fa, in un liceo artistico, un ragazzo di quelli un po' contestatori, che vedono sempre le cose al contrario, che mi diceva: ma se non si vedono, come si fa a capire che esistono? Tanto vediamo perché non si vedono. Non si vedono per un problema di diffrazione. L'atomo, la molecola, ha una dimensione di circa un decimo di nanometro, un angstrom, un decimo di nanometro, quindi 10 alla meno 10 metri. La lunghezza d'onda del violetto, per dire, per prendere quella che è più corta, la lunghezza d'onda del violetto è circa 400 nanometri, cioè 800 volte più grande dell'atomo. E c'è il famoso effetto, che adesso qui una cosa 800 volte non vale la pena di non renderebbe a disegnarla, però possiamo immaginare anche soltanto, invece che un ultravioletto, prendere un raggio X con lunghezza d'onda due volte la lunghezza, la dimensione dell'atomo, succede il fenomeno della diffrazione. L'onda prosegue indisturbata davanti all'ostacolo. Ci sarebbe bisogno di un'onda a lunghezza d'onda minore delle dimensioni, come potrebbe essere magari un gamma. Una lunghezza d'onda minore farebbe la cosiddetta ombra, cioè dietro non è in grado l'onda di continuare, e ce l'ho. E poi l'effetto contrario, che è l'eco, la riflessione, che è quella che ci fa vedere le cose. Quindi gli atomi, le molecole, sono cose così piccole che non si possono vedere. E allora ha ragione quel ragazzo contestatore, ma come cacchio diciamo che ci sono se non si vedono? E in realtà da allora mi venne in mente questa riflessione. Quando le cose non si vedono, non sono evidenti, nella scienza succede come succede con
i delitti che ne vediamo continuamente nella realtà o nella fiction. Nel delitto cosa succede? Se tu non hai la telecamera che filma il delitto, non hai la persona che vede, ma c'è stato un delitto, e cosa fai? Indagi, guardi gli indizi, e da tutta una serie di indizi, non sempre, ma una buona parte dei casi, si risolvono, nel senso si riesce a ricostruire che cosa è successo, chi è stato, chi ha ammazzato, come e perché. Nella storia degli atomi è stato uguale, cioè l'atomo non si può vedere, non ci riesci a... Però tutta una serie di indizi, a partire dal mitico Avogadro, l'agente dei chimici che nell'Ottocento, Avogadro mette i puntini sulle i su una cosa che già da decenni era venuta abbastanza fuori, e cioè il fatto che nella chimica la combinazione di sostanze ha sempre delle proporzioni intere o frazionarie facili. E questo... O non può essere dovuto al fatto delle sostanze che sono poi gas, magari, o liquidi, che non sai di che cosa sono fatte perché gli atomi non li vedi. Non è che si mettono d'accordo, sì, ci mettiamo 2/3, ci mettiamo 5/4, cosa sono? Degli spiriti? Se tu fai l'ipotesi di particelle piccolissime che non riesci a vederle, però particelle di ciascun elemento, di ciascuna sostanza, è chiaro che poi le combinazioni hanno delle proporzioni intere facili, e quindi Avogadro con il suo benedetto numero che dice che quante molecole ci sono in una mole di una sostanza è uno dei tanti mattoni che costruiscono questa conoscenza, è uno dei tanti indizi che alla fine ci portano alla quasi certezza che esistono le cose in questo modo, che la materia sia granulare anche quando ci sembra assolutamente fluida. Ok, Avogadro nel 1827, quindi quasi inizio dell'Ottocento. E curiosità, l'ultima pietra, qui non c'è nemmeno, l'ultima pietra, no, ciliegina sulla torta di questo insieme di indizi a favore dell'ipotesi atomica venne da Einstein nel mitico numero di Annalen der Physik del 1905, in cui pubblicò addirittura 3 articoli: uno la relatività, 2 l'effetto fotoelettrico, per cui la spiegazione dell'effetto fotoelettrico per cui prese il Nobel 7-8 anni dopo, e uno studio del moto browniano che dava un'ulteriore conferma del fatto che questa materia che stiamo studiando è fatta di atomi, non è fatta di fluido, per dire, di roba impalpabile. Comunque Avogadro 1827, alla fine invece dell'Ottocento, si tratta del 97, Thomson, mi pare sia un francese, va a studiare nei cosiddetti tubi catodici. Il tubo catodico è nella maniera più semplice un qualche cosa, un recipiente di vetro dove tramite un elettrodo negativo che per effetto termoionico magari sputa queste particelle che vengono chiamate raggi catodici, perché questo si chiama catodo. Questo è il catodo, i cosiddetti raggi catodici sono quelli che vengono dal catodo. Dall'altra parte ci devi mettere un anodo positivo in modo che questi raggi facciano sto percorso. Fece vari esperimenti, tra cui l'interposizione di una figura metallica che facesse vedere che qui c'era un'ombra, e quindi che c'era
misurò tramite campi magnetici e campi elettrici il rapporto E su M, il rapporto tra carica elettrica e massa, come si fa con gli esercizi che abbiamo messo nella forza di Lorentz, e scoprì una cosa sconcertante, che questi raggi catodici sono fatti di particelle. Non so se allora furono già chiamati elettroni, non mi ricordo, ma particelle con una massa mostruosamente piccola, una massa, questa massa degli elettroni, che è circa un 1800esimo della massa di uno ione H+, che era l'atomo più piccolo che si conosceva. Quindi c'erano delle particelle molto più piccole dell'atomo, questi raggi catodici avevano sta roba qua. Da decenni, addirittura da secoli, perché Volta già nel 700 ci lavorava, comunque con questa storia dell'elettricità si sapeva che c'erano queste cariche positive e queste cariche negative. Alla fine, nell'ipotesi, diciamo, atomica di Thomson, venne spontaneo pensare che questi benedetti atomi fossero fatti, quindi immaginiamo l'atomo di idrogeno, no, l'atomo di idrogeno doveva essere fatto di cariche positive e cariche negative. C'erano queste due cariche che poi si muovevano qua e là a seconda degli esperimenti, e il modello proposto, immaginato da Thomson, era quello che venne diciamo battezzato come il modello a panettone, perché si immaginava che c'era una specie di c'erano questi elettroni negativi in giro che potevano essere. Adesso non mi ricordo se quello che era diffuso era la carica negativa o la carica positiva. No, adesso potrei sbagliarmi, ma non ha nessuna importanza, perché il concetto, l'idea è sempre quella. Gli elettroni facevano da, come fa l'uva passa all'interno del panettone, facevano, erano piazzati qua e là in una specie di mare di cariche positive, no? Diffuse dappertutto. Insomma, non importa, la storia era pensare le cose in maniera uniforme, una distribuzione uniforme di queste benedette cariche. E ci rimase questo modello per una decina, no, forse una decina d'anni, c'era quest'idea. Invece il buon Rutherford fece un interessantissimo esperimento. Scusate l'interruzione, ma ho voluto controllare bene, mi ricordavo giusto la storia del quale ruolo ricoprissero gli elettroni nel modello a panettone. In effetti, gli elettroni, secondo il modello a panettone, sarebbero stati come l'uva passa dentro il panettone, mentre invece tutto il resto era immaginata come una distribuzione uniforme di carica positiva. Perché questo? Semplicemente perché gli elettroni erano appunto stati scoperti da Thomson come raggi catodici, calcolato, massa, tutto quanto, cioè si erano individuate queste particelle elettricamente negative, ed era chiaro, dice, invece sulla carica positiva non era chiaro, nel senso che c'erano gli atomi o gli eventuali ioni, le particelle alfa stessa avevano una massa di 4 nucleoni, quindi una massa 4 volte l'idrogeno, quindi sulla carica positiva non si sapeva niente, quindi l'ipotesi era stata quella. Si arriva a Rutherford che,
primi anni del Novecento, una roba tipo 907 se non sbaglio, utilizzando queste nuove diavolerie che erano le sorgenti radioattive, no? Che sputavano queste particelle alfa positive, si divertì a indagare su quest'atomo colpendolo con appunto particelle alfa. L'atomo ovviamente non si prende uno per volta, quello che lui prese è una lamina sottilissima d'oro. Perché d'oro? Perché l'oro è il materiale più malleabile, cioè quello che si può ridurre a fogli più sottili, mentre invece il platino è il più duttile, la duttilità e la capacità, la possibilità di essere trasformati in fili sottilissimi. Ok, lamina d'oro per avere una sottilissima lamina metallica, stimando più o meno le dimensioni dell'atomo di oro, dato il suo peso atomico. In tutti i testi riportato si sapeva quant'era lo spessore in numero di atomi, cioè il più ridotto possibile. Chiaro, non era indagare su un atomo singolo, ma su una marea di atomi. Cosa ci si aspettava se si voleva confermare il modello di Thomson? Che una distribuzione uniforme di carica positiva non avrebbe fatto deviare più di tanto le particelle alfa, che sono proiettili positivi, proiettili con una certa energia che vengono fuori da sorgenti radioattive, per esempio. Notare che il modello era un po' bizzarro, perché una cosa del genere, tutte queste cariche negative si respingono fra di loro, dovrebbero stare alla superficie, non so come pensassero che stessero così in mezzo. Non lo so. No, vediamo cosa trovò Rutherford con quello che è passato proprio alla storia come l'esperimento di Rutherford. L'esperimento di Rutherford venne, diciamo, realizzato con una sorgente radioattiva, mi sembra fosse radio, che produce in tutte le direzioni, spara queste particelle alfa. Uno schermo forato in modo da avere la collimazione di un certo fascio di particelle in una direzione e non dappertutto, il tutto dentro una camera a vuoto, perché se tu lasci l'aria, le particelle alfa si fermano in poco spazio, cioè questione di un centimetro o due, sbattono continuamente contro molecole di azoto e di ossigeno e si fermano. Quindi si fa il vuoto in modo da lasciarle camminare, e poi c'è questa famosa lamina d'oro. C'era la possibilità, muovendo un attrezzino, una cosa tipo un microscopio con una lastrina fluorescente, non so come, c'era la possibilità di vedere se arrivavano queste particelle alfa. E ovviamente la maggior parte sono state rilevate nella direzione del fascio di particelle. Quindi, no, questo poteva ancora far pensare che il modello a Panettone andasse bene. Quello che stupiva è che, mettendosi a vari angoli, c'erano ancora molto meno, ma in percentuale minima, c'erano ancora delle particelle alfa che erano state spedite indietro, come dire, no? E questa era la novità. La novità è stata questa, perché dei proiettili positivi vengono spediti indietro solo e solamente se c'è una carica positiva concentrata. Immaginate l'atomo, in mezzo c'è una carica positiva concentrata. Ecco, il fatto che la maggior parte delle particelle andassero diritto vuol dire intanto che la localizzazione è minima proprio. Nel senso che se una su 10.000 viene deviata, vuol dire che ce ne sono 9.999 che vanno dritto, vuol dire che la maggior parte dello spazio non ha cariche positive, o se ce l'ha, ce l'ha distribuita, non lo so. Ma c'è una concentrazione di carica positiva all'interno dell'atomo, perché solo così si può spiegare che ogni tanto ci sia una particella che venga respinta in una traiettoria che, sapendo come sono andate le
come sono spiegate le leggi di Keplero per i pianeti e le comete, voi sapete che se c'è una forza centrale inversamente proporzionale al quadrato della distanza, vengono fuori traiettorie più semplici circolari, se no ellittiche oppure iperboliche. La differenza tra una traiettoria iperbolica di una cometa, per esempio, una cometa che venga da fuori dal Sistema Solare fa una traiettoria iperbolica. Il problema è che la cometa è attirata dal Sole, quindi non fa una traiettoria che scappa, ma una traiettoria che fa così. Però è un'iperbole. Nel caso che ci sia repulsione, quindi particella alfa positiva e nucleo positivo, l'iperbole è nell'altro senso. E, calcoli, eccetera, si valutò anche la dimensione di questo benedetto nucleo. Da allora nacque il concetto, dall'esperienza di Rutherford in poi, nacque il concetto di nucleo atomico, cioè c'è questo benedetto, la benedetta concentrazione di carica positiva e di massa, perché poi il fatto che riesca anche a respingere queste cariche senza muoversi, evidentemente perché è anche una bella massa, viene fuori da qui. Nella prossima lezione andremo a vedere quello che poi la proposta successiva che fu elaborata da Bohr su questa storia che c'è questo nucleo positivo, che tra l'altro è un decimillesimo dell'atomo, come dice, microscopico. Se l'atomo ha un centesimo di nanometro di dimensioni, nanometro vuol dire 10 alla meno 12, 10 alla meno 9, 10 alla meno 9, il decimo di 9 è 10 alla meno 10, 10.000 volte più piccolo, 4 altri zeri, quindi da 10 alla meno 10 si passa a 10 alla meno 16, 10 alla meno 15 è il prefisso femto, quindi qua nel nucleo si parla di femtometri. Bohr a questo punto fece la proposta, diciamo automatica, dopo aver scoperto che c'è questo benedetto nucleo positivo e sappiamo che ci sono queste particelle che si chiamano elettroni negative, beh, una maniera possibile di immaginare l'atomo è pensare che ci siano gli elettroni che girano intorno al nucleo. Adesso qui c'è l'esempio di 1 e 1, come potrebbe essere l'idrogeno, però sappiamo gli elementi più complessi, c'è più roba, c'è un nucleo più grosso con maggior carica positiva e un numero crescente di elettroni. Vedremo però nella prossima lezione, facendo dei calcoli semplicissimi, come abbiamo fatto per l'orbita dei pianeti, che ci sono alcuni problemini da risolvere, per cui il modello di Bohr prevedeva poi che l'elettrone non è il modello, si chiama modello planetario, no? Perché qui sembra che siamo esattamente nella situazione del Sole col sistema solare, no? Solo che invece di esserci la legge di gravità che attira c'è quella elettrostatica. Però il modello planetario aveva, facendo dei conti che vedremo anche nel dettaglio, portava a delle stranezze. E costringeva Bohr a ipotizzare in questo modello che non tutte le orbite fossero possibili, nel senso che quando abbiamo il Sole e i pianeti, tu invece che un pianeta puoi prendere un'astronave e farla andare nell'orbita che vuoi, 1 metro più qui, 2 metri più là, uguale, basta che ha la velocità giusta, eccetera. Ci sono tutte le orbite possibili. Nel mondo microscopico vedremo che sarà necessario per Bohr, nel suo modello planetario, ipotizzare una cosa non spiegabile, paradossale, che è quella che ci sono solo alcune orbite permesse. Tu non puoi andare dove vuoi, vai soltanto in maniera discreta. Da lì è una delle tante cose che viene fuori nella teoria dei quanti, cioè nel mondo microscopico quello che succede è che le cose vanno a scalini, a scatti, non c'è più il continuo, che è un'esperienza che invece a livello macroscopico noi abbiamo, ci sono le cose che sono continue, l'acqua, l'aria, sembra, in realtà sono fatte di particelle minuscole, quindi scopriamo che anche la materia è quantizzata, è fatta di pezzi discreti. Tante altre cose che non avremmo mai immaginato
soliti paradossi che vi ho detto, sono quantizzati. Quindi le orbite non sono tutte le orbite possibili, ma solo alcune precise, numero magari infinito, ma soltanto a scatti. Mezzica che roba strana, la materia che va a scatti, anche l'energia, tutto va a scatti nel mondo microscopico. Via tutto.